Zoom in, spazio di approfondimento di 6 News, approfondiamo una notizia che riguarda il jazz, o meglio, le donne in jazz, un evento molto particolare, straordinario, appena presentato presso il Teatro Marrucino di Chieti, e due sono i centri coinvolti da questa iniziativa, da questi concerti in rosa, tra virgolette, Chieti, appunto il Teatro Marrucino e il Teatro Tosti di Ortona. Ne parliamo con Fabio Ciminiera, che è direttore artistico, insieme a Claudio Di Dionisio dell'associazione Events 365, sì, oppure 365 facciamo prima, promotion. Allora, innanzitutto, jazz o jazz? Ma io sono sempre per la via di mezzo, jazz, che forse è quella che si avvicina un po' di più alla maniera, non dico corretta, perché poi con i termini americani non si sa mai come pronunciarli correttamente, però è quella che forse si avvicina più al... Anche perché in America c'hanno una miriade di slang più dei nostri dialetti, quindi... purtroppo non è il caso. Comunque, parliamo delle cose serie. Esatto. Donne in jazz, questa manifestazione, 16 anni? Sì, 16 anni, questa è l'undicesima edizione, perché appunto ci sono state alcune annate che sono state saltate, diciamo così, però diciamo ha una sua continuità di fondo nel corso degli anni, perché comunque è stato un appuntamento sempre presente sul territorio della provincia di Chieti. Si è tenuto appunto a Chieti, a Vasto, a Tessa, a Lanciano e Ortona, in particolare nelle ultime edizioni, da quando è stato restaurato e riaperto il Teatro Tosti. Appunto il Teatro Tosti è stato il centro di questo festival. Da quest'anno torna anche Chieti, e poi ci sarà diciamo, il passaggio tra la fase ortonese e quella chietina con la giornata dell'8 marzo, appunto festa della donna, e quest'anno anche carnevale peraltro. Quindi ci sarà un... dove c'è divertirsi, anche perché il programma di quella giornata è molto particolare. Sì, il programma di quella giornata è molto particolare. Ne parli, esatto. Però intanto invito la regia a mandare in onda già qualche video, e soprattutto farci ascoltare un po' della musica di interpreti che hanno fatto la storia di Donne in Jazz e lo faranno quest'anno. Esatto. Ecco qua la musica. È arrivata la musica. Perfetto. E quindi appunto... questo appunto è l'anteprima dell'anno scorso con Malika Yane. Quest'anno l'anteprima sarà dopodomani, quindi siamo sul pezzo, diciamo così. Sì. Diamo le date, perché questa, esatto, trasmissione andrà in replica il 13 febbraio. Allora, appunto, sì, il 13 febbraio, domenica 13 febbraio, ci sarà l'anteprima con il quartetto di Sheila Jordan e la tromba di Paolo Fresu come ospite, quindi un'apertura decisamente internazionale, perché comunque stiamo parlando di musicisti di un livello assolutamente internazionale. Il festival, l'anteprima ovviamente a Ortona. Ecco, io ho titolato questa trasmissione sul filo, perché il filo conduttore appunto è la voce. Sì, in pratica sì, tutte le artiste coinvolte sono cantanti quest'anno, e questa è una maniera un po' di... una delle tante maniere che abbiamo seguito nel voler cercare una continuità con le edizioni passate e uno sguardo, diciamo, ampio a quello che è il panorama del jazz italiano, internazionale e femminile di questo momento. La voce è ovviamente lo strumento maggiormente utilizzato dalle donne che suonano il jazz, anche se ovviamente non è l'unico, perché ci sono tantissime, sì, sì, musiciste che appunto non cantano, bensì suonano il pianoforte, il strumenti a fiato, percussioni, contrabbasso e via discorrendo. Un festival assolutamente aperto, nel vero senso della parola, non siete dei puristi, no? No, il festival ha sempre mantenuto un'apertura del jazz con l'incontro degli altri linguaggi. Ultimamente c'era stato molto, molto pop, con Sarah Jane Morris, con Simona Molinari, Malika Yane la scorsa edizione. Quest'anno gli incontri sono un po' più ad ampio raggio, perché a parte diciamo il concerto di apertura, che è forse il più canonicamente inteso come jazz, il concerto di chiusura dove Maria Pia De Vito incontrerà gli Area, c'è l'incontro con il rock progressive appunto degli Area. Che sarà una cosa assolutamente esclusiva, tra l'altro, questa. Sì, una cosa abbastanza esclusiva, diciamo così, perché non sono sicuro che non... cioè, sicuramente poi la riproporranno anche altrove, però è un incontro che avviene
se non per la prima volta, per una delle prime volte. Quindi... Avete innescato questo, esatto, germe, quindi... mettiamola così. Lo stesso, se vuoi, il concerto di Simona Bencini, che è la voce dei Dirotta su Cuba, che comunque è un incontro tra jazz, canzone... Questo è il 4 marzo, sempre a Ortona. 4 marzo a Ortona, sì. Il 5 marzo, a questo punto iniziamo, sì, ad andare in ordine, così facciamo il punto. Il 5 marzo avremo Denise, che è una cantautrice emergente, quindi di nuovo un incontro tra canzone d'autore, suoni particolari e jazz, perché poi comunque viene con una formazione che ha dei risvolti jazzistici. Questo Dodo Dutour. Esatto. Questo è il 5 di marzo. E con il 5 di marzo si chiude la parentesi ortonese. Poi il weekend successivo, il 12 di marzo, si va a Chieti e ci sarà un altro incontro, perché avremo Nick the Nightfly con il suo quartetto e con Amalia Gray, quindi di nuovo un incontro tra il jazz mainstream del quartetto di Nick con la voce di Amalia Gray, quindi uno sguardo alla canzone inserito in un contesto decisamente jazzistico. Per chiudere poi domenica 13 marzo con appunto gli Area, sempre al Marucino, con la loro formazione storica, a parte Giulio Capiozzo e Demetrio Stratos, che non sarebbe un po' complicato. Sarebbe un po' complicato, ma appunto poi ci sono Fariselli, Tofani e Tavolazzi, quindi proprio la formazione loro, c'è Walter Paoli alla batteria e a sostituire, comunque impersonare, a prendere il posto di Demetrio Stratos ci sarà un'importantissima donna del jazz italiano come Maria Pia De Vito. A fare Maria Pia De Vito, mettiamola così. Sì, a fare Maria Pia De Vito, perché poi è assolutamente bello dell'incontro, perché appunto è ovvio che la mente va immediatamente alla presenza di Stratos, perché è ovvio che però è ovvio che altrettanto ovvio che Maria Pia De Vito venga a fare Il jazz c'è, cioè, di bello che sì, guarda al passato, ma forse non c'è genere musicale che riesce a guardare più degli altri in avanti. Sì, in effetti sì, anche perché è il genere musicale che forse è meno genere di tutti quanti gli altri, se vogliamo dire così, è più un modo di affrontare la musica, è più un modo di prendere del materiale, approfittarne, rubare, manipolarlo e renderlo di volta in volta personale, nuovo, se, ovviamente poi a seconda delle abilità dei musicisti che vengono coinvolti. È ovvio che è un... E se poi sta tutta là nell'esaltazione dell'abilità quando si tratta di un assolo, certo, e nella capacità di trovare una sintonia con gli altri componenti. Esatto. Ed è qualcosa di geniale che va oltre sia il pop che il rock. Questa è un'alchimia, questa è una magia che può capitare solo nel jazz. Sì, diciamo di sì, assolutamente sì. È ovvio che se noi consideriamo un musicista come Paolo Fresu, che apre la rassegna con Sheila Jordan, che abbiamo appena visto inquadrata, sì. È ovvio che stiamo parlando ad esempio di un musicista che è in grado di salire sul palco e duettare con musicisti di enorme, con uno, appunto di provenienza enormemente diversa, perché io penso agli incontri che ha avuto sul palco con Richard Galliano, piuttosto che con Nguyen Le, con musicisti di tutte le parti che ha coinvolto Aberkid per il suo festival. E diciamo la situazione con cui viene con Sheila Jordan è una situazione in cui gioca in casa ma fa l'ospite, quindi, perché ci sono due dei musicisti che suonano nel suo quintetto da sempre, così come c'è Billy Drummond, con cui ha collaborato insieme a Carla Bley e Steve Swallow, e c'è Sheila Jordan, che è ovviamente la padrona di casa del palco. Io dico delle cose, possono anche essere sciocchezze, ma mi piace anche litigare e discutere con te, non ti compiacere assolutamente col conduttore, però effettivamente io non sono un grande appassionato di jazz, però mi piace ascoltarlo, ho dei dischi, poi mi è capitato anche seguire dei concerti, il bello è, perlomeno da neofita, di lasciarsi rapire, perché ho sempre questo rapporto particolare con una... E poi se c'è l'abilità, quel feeling particolare, la cattura capita sempre di solito, no? E poi penso che sia anche lo spirito per lo quale si organizza un evento come quello di Donne in Jazz. Beh, certo, è ovvio che appunto, tanto per partire dal programma fatto appunto per questa edizione, l'incontro tra i musicisti è una cosa fondamentale nel jazz, è una cosa che è sempre stata presente. È ovvio che poi ci sono delle situazioni più consolidate, va da sé, però l'incontro
è un'arma in un certo senso che i jazzisti hanno sempre avuto, perché l'idea dell'improvvisazione è un'idea di dialogo, se vogliamo trasportarla sul piano, diciamo, dei rapporti personali. Quello che normalmente mi dicono i musicisti quando li intervisto parlando dell'improvvisazione è una cosa che scaturisce appunto dal dialogo, dall'interazione, dal prendersi bene sia con i musicisti con cui si condivide il palco, sia con il pubblico, con la situazione, con quello che c'è intorno. Quindi il jazz è proprio una musica che in qualche maniera pretende e prevede la presenza di un pubblico che reagisca, che venga catturato, appunto, come dicevi tu, che venga coinvolto in uno spettacolo che forse senza il pubblico ha meno ragion d'essere rispetto ad altri generi musicali, dove magari c'è una situazione più preventivata, più consolidata, dove, fermo restando, di solito comunque il musicista, l'artista jazz ha il piacere immenso del suonare, di solito, e cercare sempre, certo, sì, quel dialogo che dicevi prima. Assolutamente sì, ripeto, il dialogo è, lo vedi, ma lo vedi anche poi quello che accade nei concerti di jazz alla fine, quando restano sempre le persone ad andare a salutare i musicisti si concedono con nella maggior parte dei casi, perché non facciamo del musicista jazz, non santifichiamo il musicista jazz ovviamente, però è assolutamente una prassi naturale che a fine concerto il musicista resti lì, saluta la gente, incontra e via di... C'è un ricordo che è rimasto nella mente di molti quando qualche anno fa Ornette Coleman venne a Pescara, l'ultima volta che è venuto, e rimase a parlare con le persone, e scese dal palco per andare a salutare una persona che era in carrozzella, quindi anche proprio un portato umano molto, molto forte, che spesso negli altri concerti si vede un po' meno. Ecco, ci sono, diciamo, altre cose che contano. Senti, torniamo sui binari di Don Ingezza, l'abbiamo detto, si parte il 13 febbraio, questo calendario che si snoda dal Teatro Comunale di Ortone e di Chieti, quindi il Paolo Tosti e il Teatro Maruccino, e poi c'è questo intermezzo l'8 febbraio che coincide, l'8 marzo che coincide anche con il carnevale, la festa della donna, jazz and rose, paesaggio, qualcosa di assolutamente particolare. Che cosa sì, accade? Una cosa che abbiamo sperimentato già l'anno scorso ed ha avuto una buona resa, cioè nel senso che praticamente un concerto diffuso va considerato come un unico evento in pratica, nel senso che ci saranno una quarantina di locali, cantine, ristoranti e quant'altro diffusi sul territorio ovviamente del Chietino Ortonese, che in un certo senso rivestono la loro serata con i colori e i suoni di Donna in Jazz, quindi appunto ci saranno materiali di Donna in Jazz, conferenza stampa, volavano i palloncini di Donna in Jazz, ci saranno anche le magliette, quindi tutto molto colorato con questi colori abbastanza vivaci. E musica jazz, musica jazz inerente. Ci saranno anche inerente. Così, perché all'itinerante poi ci arriviamo dopo. E quindi ci saranno appunto locali dove magari si sentirà solo musica, cioè la musica sarà appunto quella del jazz al femminile, ci saranno alcuni locali dove ci saranno dei concerti, e in più appunto itinerante, nel senso che a Chieti ci sarà anche una marching band, quindi ci sarà dal pomeriggio, quindi ci sarà un ampio coinvolgimento della cittadinanza, della festa del carnevale, che diciamo che parte per la festa della donna, ma ovviamente quest'anno la concomitanza... Un richiamo al New Orleans del carnevale? Sì, l'idea... Allora, questo è scritto sul vostro comunicato. Sì, perché è ovvio che poi, come dire, la concomitanza stimola la fantasia, va da sé. Ambassador Street Band e Magica Bula. E la Magica Bula, sì. Saranno appunto sul corso di Chieti, sul corso di Ortona, per dare anche questa ulteriore coloritura del carnevale e della donna in jazz. Le street band sono maschili, nel senso che purtroppo non ancora c'è in Italia una marching band femminile, ci sarebbero in America, ci sono, però ovviamente... Ma sempre in prospettiva. In prospettiva c'è sempre tempo. Assolutamente. No, permettimi un'altra cosa su questa cosa di jazz and rose, perché è ovvio che sono tante situazioni diverse, però come idea va proprio intesa come un unico evento, proprio un concerto diffuso, perché magari, soprattutto a Ortona, dove magari ci saranno molti locali vicini su Corso Matteotti in Terra Vecchia,
si potrà andare proprio passeggiare da un locale all'altro e in qualche maniera essere sempre coinvolti dallo stesso evento, quindi questa è una cosa molto, molto particolare. L'anno scorso l'esperimento è andato bene, quindi speriamo si ripeta questa magia, perché a un certo punto diventa una sorta di magia, no? Beh sì, anche perché poi lasciarsi prendere, esatto. Ascolta, ci sono anche momenti che ti riguardano direttamente. Guida all'ascolto con Fabio Ciminiera alla libreria Mondadori di Ortona il 25, sì. Invece il 26 alla libreria De Luca di Chieti. Che cosa accade in questi La presenteremo due? Dalle 18.30 alle 20. Esatto, lì sarà un appuntamento pomeridiano in cui faremo delle guide all'ascolto e delle presentazioni per quello che riguarda le protagoniste del festival. Ovviamente sono divise in due appuntamenti, quindi ovviamente a Ortona punteremo maggiormente l'attenzione sulle artiste che si esibiranno a Ortona, a Chieti punteremo l'attenzione naturalmente su coloro che si esibiranno a Chieti, però ovviamente cercheremo, cioè siccome è comunque prima di tutto il programma, cercheremo di far conoscere appunto quella che è quelle che sono le figure, i colori, non so come dire, comunque la figura di queste protagoniste del festival. Può capitare anche una scusa di chiacchierare come si fa adesso? Assolutamente sì, l'idea è quella, noi l'abbiamo questa tanto per rimanere sugli esperimenti provati e andati a buon fine, è stata un'esperienza che abbiamo messo in piedi quest'autunno, è stato proprio una convergenza, perché in occasione di Jazz and Fall abbiamo fatto delle conferenze con appunto organizzate dalla Società del Teatro, con Jazz Convention e con la SIDMA di Stefano Zenni, e abbiamo fatto queste tre conferenze per introdurre il festival, e quindi l'idea è stata molto carina, perché proprio si rompe quella barriera e si permette appunto alle persone di avvicinarsi in maniera molto più, come si può dire, indolore. A proposito, tu sei mezza mela di Jazz Convention, esatto. No? Quindi ci saranno anche pillole, sì, a Jazz Convention. Qui. Sicuramente ci saranno dei riflessi che torneranno su TV6, quindi adesso dobbiamo vedere come organizzarlo, ma sicuramente qualche cosa poi si rivedrà anche qui in televisione. Quindi non, parliamo anche delle presentazioni di dischi, perché accadrà anche questo, no? Sì. Alla libreria Ortona, di Mondadori di Ortona, il 4 e il 5 marzo dalle 18.30 alle 20, il 4 Nemo Project di Claudia Pantalone e Michelangelo Brandimarte, il giorno seguente Bird of Passage di Simona Frasca. Sì, praticamente abbiamo organizzato questo percorso di attività collaterali che appunto porta ai concerti poi della sera. Saranno proprio fatte il venerdì e il sabato dei due weekend in cui si terranno i concerti. Perché dopo la libreria De Luca di Chieti, esatto, l'11 e il 12, il nuovo disco Tremazul con Alessia Martegiani e Massimiliano Coclite, e la presentazione del libro Jazz is a Woman di Guido Michelone. Sì, abbiamo scelto di fare così, praticamente avremo la presentazione di un disco in entrambe le situazioni, avremo la presentazione di un disco legato al territorio, quindi avremo questi due progetti, appunto il Nemo Project di Michelangelo Brandimarte, Claudia Pantalone e Claudio Bollini, appunto in qualche maniera legati a una figura femminile, perché va da sé, e la presentazione di un libro, nel caso di Ortona appunto la libreria Mondadori sarà il libro di Simona Frasca, che parla dei musicisti, in questo caso la parte femminile è l'autrice, nel senso lei poi parla dei musicisti napoletani in America e dei musicisti americani a Napoli, questo scambio, appunto in questo caso uccelli migratori praticamente. E mentre poi a Chieti, alla libreria De Luca, avremo la presentazione del disco di Massimiliano Coclite, Alessia Martegiani e Bruno Marcozzi, vale a dire i Tremazul, che hanno fatto questo disco Amigdala, dalla pronunciabilità abbastanza... Io ce l'ho litico ogni tanto con le parole. abbastanza ardua, quanto meno. E questo appunto sarà sempre il venerdì, quindi a questo punto venerdì 12. Sì. Il 12 ci sarà Jazz is a Woman. No, venerdì 11, perché venerdì appunto 11, questo errore, il sabato ti ho creato un po' di confusione. Sì, no, perché io purtroppo la mia memoria non va, come letà, dire, letà, sì, l'età avanza, come dire. E poi il sabato 12 avremo la presentazione, in questo caso, di un libro di un autore uomo, Guido Michelone, un critico importante,
che appunto ha realizzato questo libro che si intitola Jazz is a Woman, che proprio sposa in pieno la filosofia del festival, perché lui ha intervistato credo un 35-40 artiste jazz al femminile. In realtà poi lui ha fatto anche il... Credo comunque Jazz is a Woman. Sì, sì, il mio inglese, vabbè, il mio pessimo inglese. Benissimo, però meraviglioso. Però sappiamo canticchiarlo, vai. No, no, perché lui poi ha fatto anche, diciamo, il corrispettivo maschile, quindi ha presentato questi due volumi. Ovviamente in questo caso presenta quello dedicato alle donne. Bene, ci sarà che divertirsi, no? Sì, ci sarà grande varietà. Questo... L'importante è non andare in overdose, questo assolutamente, di jazz. Ma è abbastanza difficile alla fine. alla fine se piace, uno ne ascolta... Per coloro che sono amanti del jazz, credo che ne ascolterebbero fino allo sfinimento, quindi... Anche perché puoi ascoltarlo con passione, per canticchiarlo, per ballarci su, se vuoi semplicemente per accompagnarti. Assolutamente sì. Grazie Fabio Ciminiera per averci parlato di Donne in Jazz, un bocca al lupo per questa avventura anche all'altro direttore artistico. Crepi, grazie a voi, perché comunque è sempre importante presentare un festival in maniera così completa, quindi grazie. E soprattutto grazie per il lavoro che state facendo, perché ci fa assolutamente piacere che si vada avanti con iniziative del genere. Grazie a voi che ci avete seguito a casa, l'informazione continua su 6 News, arrivederci.